risuonano dietro a questo Vangelo altre parole del Signore, quelle che aveva pronunciato agli apostoli dopo che Giacomo e Giovanni, la loro madre, avevano chiesto di poter sedere nel suo regno uno alla destra e uno alla sinistra. Queste parole fondamentali che riguardano la Chiesa, riguardano tutti noi. Tra di voi non sia così, cioè tra di voi non sia come nel mondo. E queste parole, che sono molto concrete, che riguardano la relazione tra di noi, tra i fratelli, queste sono parole rivolte a chi è nella comunità cristiana, non sono parole rivolte alla relazione con il mondo, è qualcosa di un pochino diverso, perché la Chiesa ha la missione di mostrare che è Gesù in mezzo a loro, che Gesù è vivo, che Gesù opera e che Gesù ha vinto la morte, il peccato, ha unito ciò che era separato. Innanzitutto ha riconciliato, come abbiamo cantato nel versetto dell'Alleluia, Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione. Cioè Dio, in Gesù Cristo, il Padre, ha riconciliato tutte le persone con sé, ha ridotto alla carne di Cristo la distanza enorme che si era prodotta tra gli uomini e Lui. E per questo ha ridotto la distanza sempre alla carne di Cristo che c'era tra uomo e uomo, tra gli uomini, perché Adamo ed Eva, peccando, hanno tagliato con Dio e si sono trovati chiusi in un cerchio di morte, di egoismo, significato dal passaggio, dalla nudità, senza malizia, dalla trasparenza, dal totale dono di se stessi, mutuo, all'avere paura l'uno dell'altro, all'accusarsi, al doversi difendere, ad essere imprigionati in un cerchio di morte, impossibile da valicare. Ma nella Chiesa non è così, nella Chiesa Gesù Cristo è vivo e lega sulla terra ciò che ha legato in cielo, lega in cielo ciò che ha legato sulla terra, cioè attraverso il suo corpo benedetto che è la Chiesa, porta il cielo sulla terra e porta la terra in cielo. Si vive qui già una dimensione celeste. I cristiani sono già cittadini della patria celeste, la loro vita celeste non è ancora compiuta, sono ancora nella carne, vivono tutta la precarietà, anche le stesse cadute, perché siamo peccatori, perché il giusto pecca 7 volte, perché tutte le nostre opere di giustizia hanno macchie, ma siamo già incamminati verso il cielo e già dentro di noi abita un germe divino. Per questo, se un tuo fratello pecca contro di te, guadagna tuo fratello. Questo sta dicendo il Signore. Non sta dicendo fatti giustizia, eh? Non è un tribunale quello di cui parla il Signore. Non è un tribunale dove tu cerchi giustizia contro il tuo fratello. Contro il fratello che ha peccato contro di te, attenzione, eh? Contro qualcuno che ti ha fatto del male. Questo è esattamente ciò che dice nel discorso della montagna, sull'amore al nemico, ciò che dice in tantissime altre occasioni, quando danno due fratelli per la questione di eredità e apparentemente uno sembra essere nel giusto perché il fratello gli ha rubato qualcosa, ma lo porta davanti a Gesù, lo ha giudicato, lo vuole infilzare con la giustizia umana. Dice: ma chi mi ha costituito giudice sopra di voi? Dice il Signore, guardate che forte, eh? Ma come? Il fratello mi ha rubato l'eredità e tu dici che non sei giudice? No, no, perché il tuo cuore è identico a quello di tuo fratello, perché se per i soldi tu hai l'ardire di portare tuo fratello a un tribunale e rompere così la comunione con la carne della tua carne, hai il cuore identico al suo, perché per te la vita viene dal denaro, non dall'amare, non dall'essere in comunione con tuo fratello, non dal perdonare. In tante altre occasioni, se un fratello ha peccato contro di te, tu vai e riconciliati. Se stai portando un'offerta all'altare e ti ricordi che qualcuno ha qualcosa contro di te, e non è detto che abbia qualcosa contro di te perché tu hai fatto qualcosa di male. Tu lascia la tua offerta prima di recarti all'altare, vai e riconciliati con tuo fratello. Poi torna, altrimenti la tua offerta non sarà nulla, sarà un rito vuoto, un'ipocrisia. Perché tra di noi non è come nel mondo, perché la giustizia umana non è la giustizia di Dio. Perché se noi fossimo stati sottoposti e fossimo tutti i giorni sottoposti alla giustizia umana, non si salverebbe nessuno. Tutte le dittature finiscono
nel terrore, come la rivoluzione francese, eccetera, no? Parti con questi ideali, libertà, fraternità, uguaglianza, e poi dopo si comincia a vedere nemici da tutte le parti, nessuno rispetta le regole, perché chi è buono? Chi è che ha il diritto di giudicare? Uno solo, e ucciderà tutti, perché alla fine, per distruggere il male, devi distruggere chi compie il male. Gesù Cristo? No. Gesù Cristo, e nella Chiesa opera Gesù Cristo perché vivo Gesù Cristo, condanna il male, ma a misericordia del peccatore ha il potere di cambiare il cuore di un peccatore, perché Gesù Cristo ha perdonato noi, perché Gesù Cristo sulla croce ha detto: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Gesù Cristo ci ha giustificato, ma non con la pacca sulla spalla, ma con il suo sangue, e non per fare un tana libera tutti, perché il male è male, il male è male. Infatti, e questo è meraviglioso, qui non è un buonismo, non è una marmellata di misericordia, come oggi forse alcuni interpretano. Il bene è tutto, tutto è lo stesso, uno vale uno, il male, il bene, tutto. No, 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 no. Guadagnare l'anima del fratello. E se per guadagnare l'anima del fratello devi passare per considerarlo come un pagano o come un pubblicano, come dice San Paolo, bisogna passare per questo, per scomunicarlo. Che significa? Ah, cosa terribile! No, è che tu vuoi stare fuori dalla comunione. E io non posso, non posso, per la missione che ha la Chiesa e per la tua anima, non posso dire una menzogna, non posso benedire ciò che tu hai nel cuore, per aiutare te, per aiutare te. Quante volte occorre arrivare a queste conseguenze? Forse alle volte anche un padre, una madre. Non è facile, non sono casi frequenti, grazie a Dio, ma anche nelle piccole cose. Perché? Perché la Chiesa ha a cuore della salvezza delle persone. Non è qui una riunione di perfetti e puri e catari, per cui il male l'ha espulso. No, attento, perché se tu ti vuoi riconciliare, se tu hai bisogno davvero di tornare a Cristo, di essere sciolto dal peccato, dalla menzogna, è legato a Cristo, e che tutto questo si realizzi già in cielo. Se tu desideri questo, se tu desideri davvero che si compia in te la misericordia, l'amore di Dio, si compia in te, perché Dio ti ama, Dio ama ogni persona, ma una cosa è essere amati da Dio, e una cosa è che l'amore di Dio giunga alle persone, perché le persone aprono il cuore e quello abbia il potere di cambiarlo, quel cuore. Ma se questo tu non lo vuoi, se ti ostini, io ho fatto di tutto. Per guadagnarti devo metterti nella tua verità. Allora saprai che cosa significa vivere la solitudine. Ed è meglio cominciare a sperimentare le conseguenze del peccato, l'inferno qui, dove ancora ci si può convertire, che dopo la morte, quando già non ci si potrà più convertire. Per questo c'erano i penitenti nella Chiesa primitiva, che dopo un tempo di purificazione, lontano dai sacramenti, erano riammessi, dopo un periodo di conversione, dove nel cuore si era visto un desiderio vero, autentico, dove c'erano prove di conversione, dove già la grazia operava perché il penitente aveva lasciato che la grazia operasse. E in questo contesto, la comunione si colloca, la questione della comunione ai divorziati, eccetera. Sono atti d'amore, di misericordia, per guadagnare il fratello. La Chiesa non benedice il male, non benedice il peccato. La Chiesa non copre tutto con l'ipocrisia. Io cristiano, io personalmente, mi lascio inchiodare da te, ma la Chiesa ti deve guidare me, deve guidare gli altri fratelli, come un padre non può benedire le tonterie o le cose terribili che magari fa il primo o il secondo figlio, anche per rispetto e amore ai figli più piccoli, perché poi se no qui è tutto va bene, andiamo avanti, non c'è più una verità. E se non c'è più una verità, non c'è più un padre, c'è una casa dove il figlio prodigo può tornare. Immaginate che il figlio prodigo, rientrando in se stesso, avesse avuto memoria di un padre che lo ha benedetto, che ha detto: sì, fai bene, fai la tua esperienza, distruggiti e sono con te. Non avrebbe avuto nostalgia di quella casa, non potrebbe, anzi, avrebbe avuto odio e rancore per un padre che, amicone, si fosse fatto compagno e alleato dei suoi peccati. No, può tornare perché sa che quello è un luogo dove può tornare convertendosi, cioè: non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, veramente non sono nulla, sono un poveraccio, ma so che tu hai misericordia, accoglimi di nuovo. Ho fame dell'amore che avevo sperimentato. Che il Signore ci conceda
a tutti questo spirito di conversione nostra nel cuore, perché Gesù Cristo col suo sangue ci ha guadagnati, perché anche noi facciamo tutto alla sua presenza, tutto nella certezza che Lui è con noi, è nella Chiesa, è nella nostra, è nella comunione della Chiesa, e che facciamo tutto veramente, come dice San Paolo, tutto a tutti per poter guadagnare qualcuno. Se tratto da pagano e da pubblicano, cioè estreme conseguenze di una relazione, ebbene dice San Paolo, mi faccio addirittura pagano, cioè perché l'altro possa sapere, possa conoscere un amore che supera ogni confine e che arriva nella solitudine, nell'inferno nel quale conducono i peccati. Allora che il Signore ci dia davvero questo zelo per la salvezza della nostra anima e della salvezza delle anime dei nostri fratelli.